Che abita vicino a Conegliano. E questa è una vittoria. Stiamo pregando tantissimo e il Signore adempie tutto ciò che ha promesso. E se qualcuna persona vuole entrare nell'eternità, la porta ancora è aperta. Amen. E chi vuole sentire la parola di Dio? E mi piace sentire ai politici, non per quello che dicono, perché sanno parlare bene l'italiano e si impara qualcosa, cosa devo dire e cosa non devo dire. Ma io vedo che davanti a loro c'è un rispetto, perché parla un'autorità, sì? E forse noi vediamo il pastore Pietro che è un'autorità di Dio, però in lui c'è un'autorità più alta, è Gesù Cristo. E quando Gesù parla, tutta la creazione resta zitta. Amen. E ascolta e fa la volontà. E noi siamo creazione di Dio. Perciò vi invito a essere un popolo, come dirlo, rispettoso. C'è una parola che mi piace molto, siamo al cospetto di Dio. E Dio ci parlerà. Dio ha parlato. Scusami, fratello Giancarlo, però quando l'ho battezzato oggi mi è venuto un ricordo a Roma, che lui vedeva tante cose dallo Spirito Santo che in quel momento non era in grado di capirlo, ma adesso lui ha capito. E forse c'è qualcuno fra voi che le viene da ridere, guarda come trema le mani, guarda come piange. Io ho visto gioventini piangendo, ho visto interisti piangendo, vero? Napolitani piangendo, per una squadra. Lascia stare quel discorso. Noi siamo al cospetto di Dio. E se Dio dice a quella montagna spostati, quella montagna si sposta. Perciò non mi dà vergogna piangere davanti a Dio, onorare Dio, esaltare Dio. E Dio ci parlerà ancora una volta. Pastore Pietro, predicaci la parola di Dio nel nome di Gesù Cristo. Amen. A Dio sia la gloria. Amen. Voglio ringraziare il missionario che mi sta dando questa bellissima opportunità ancora di poter predicare la parola del Signore, questa grande responsabilità. Amen. Alleluia, Dio sia la gloria. Perché non ci mettiamo per un attimo in piedi? Non so, non abbiamo molto tempo, fino alle 7 abbiamo più o meno 45 minuti. Alleluia, che il Signore possa mettere le parole giuste. Amen. Che a me piace molto fare l'altare a 7:45. Amen. Alleluia. Amen. A me piace molto predicare, ma anche amministrare nell'altare, perché la predicazione è importante, ma se non c'è poi, alleluia, all'altare dove noi possiamo dare al Signore. Amen. Grazie a Dio che stamattina il Signore ha suggellato nostro fratello Elia e anche la sorella di Roma. Amen. Io sentivo che stava parlando nuove lingue, non so se lei già lo Spirito Santo o no, lei ce l'aveva già. Amen. Gloria a Dio. Però sono sicuro che il Signore vuole fare delle opere in mezzo di noi. Quanti lo credono? Amen, fratelli, io credo in un Dio onnipotente. Allora non stiamo questa sera, questo giorno pregando o stando qui davanti a un Dio morto. Amen. Un Dio che non fa niente. No, io sono qui perché credo in un Dio forte, onnipotente, che oggi è vivo. Alleluia. Nel nome di Gesù. Quanti vogliono cantare con me questo canto di questa mattina? L'abbiamo scritto. Amen. Lo vogliamo cantare insieme. Amen. Questo canto che a me piace molto. I fratelli della mia chiesa già ormai sanno che a me piace, ma porta proprio alla presenza del Signore, che dice questo canto che ora la presenza del Signore è qui con noi. Amen. Puoi sentire la sua presenza
se tu vuoi. Amen. La potenza, la gloria e la grazia sono sue. Amen. Ora la presenza del Signore è qui con noi. Amen. Vogliamo cantare insieme? Amen. Alleluia. Sì, alleluia. Amen. Ora la presenza del Signore è qui con noi. Puoi sentire la sua presenza se tu vuoi. La potenza e la gloria e la grazia sono sue. Ora la presenza del Signore è qui con noi. Amen, ancora una volta. Ora la presenza del Signore è qui con noi. Puoi sentire la sua presenza se tu vuoi. La potenza e la gloria e la grazia sono sue. Ora la presenza del Signore è qui con noi. A me senza musica, insieme. Ora la presenza del Signore è qui con noi. Puoi sentire la sua presenza se tu vuoi. La potenza e la gloria e la grazia sono sue. Ora la presenza del Signore è qui con noi. Quanti possono fare un applauso? Alleluia. Sì, amen. Alleluia. Alleluia. Amen. La presenza del Signore è qui con noi. Amen. Questo tema che abbiamo già parlato in questi giorni, che parla della donna, amen, che disse al Signore: io so, amen, che amen, se tu sapessi chi è che ti sta chiedendo dell'acqua, amen, dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Amen. Alleluia. Potete accomodarvi dando gloria al nome del Signore. Amen. Fratelli, noi viviamo in questo mondo, ma dice la sua parola che non siamo di questo mondo. Amen. Quanti pensano questo? Diciamo adesso che noi siamo dei pellegrini. Amen. E la parola pellegrino vuol dire persone di passaggio. Amen. Siamo qui in questa terra per un momento, finché il Signore non ritornerà. Amen. E abbiamo bisogno di attraversare delle prove, abbiamo bisogno di attraversare dei momenti difficili, ma il Signore ci ha dato qualcosa di speciale, che è la nostra fede. Amen. Quanti conoscono questa parola fede? Amen. La parola fede è una parola molto bella, molto interessante. Amen. Dice la parola del Signore in Ebrei capitolo 11 verso 1: or la fede è certezza di cose, amen, che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Amen. Fratelli, noi abbiamo bisogno di vivere la nostra vita
nella fede. Amen. Nella speranza che il Signore stia in mezzo di noi. In un'occasione, una famiglia cristiana, il figlio va da suo padre e gli dice: papà, io sono stanco di questa vita cristiana, ci sono molte prove, molte difficoltà, io non ce la faccio più. E continuava sempre a lamentarsi con il padre. Un giorno il padre, lui era un famoso chef, lo porta nella cucina e prende 3 piatti vuoti. In questi 3 piatti vuoti mette un uovo, mette una carota e mette un chicco di caffè. Poi prende 3 pentole, le riempie d'acqua e accende il fuoco. Amen. Prende la carota, la mette nella prima pentola, prende l'uovo, lo mette nella seconda pentola e prende il chicco di caffè e lo mette nella 3ª pentola. Amen. E fa bollire l'acqua per circa 30 minuti. Dopo prende la carota, la mette nel piatto e prende una forchetta e la comincia a schiacciare. E la carota si disfà, è diventata morbida. Prende l'uovo, lo mette nel piatto, amen, apparentemente era solido, lo rompe, amen, e vede che c'è stata una trasformazione nell'uovo. Alla fine prende questa acqua, amen, dove è stato messo il chicco di caffè, amen, e la versa dentro questo piatto, si poteva sentire questo aroma ben forte del caffè. E il padre dice al figlio: queste 3 cose hanno passato la stessa prova, tutti sono stati dentro l'acqua che bolliva, però questa carota, quando è entrata nell'acqua, era forte, era solida. Dopo aver trascorso questi minuti dentro l'acqua bollente, è diventata fragile, è diventata morbida. Amen. Non aveva più la stessa consistenza di prima. Amen. Ha preso questo uovo, amen, lo ha aperto e ha detto: apparentemente, amen, l'uovo era uguale a prima, però prima era morbido, si poteva sbattere per farlo amalgamare l'uno con l'altro, ora è diventato solido, è diventato forte. E ha preso l'acqua e ha detto: guarda come è diventato questo chicco di caffè, si è trasformato in un ottimo caffè da bere. Ha detto: nella tua vita, nella vita dei cristiani, tutti quanti passiamo delle prove. Amen. Ognuno di noi passa delle prove in un modo diverso. Amen. Ma ognuno di noi ha la responsabilità in che modo vuole affrontare queste prove. Amen. Se le vuole affrontare da solo o se le vuole affrontare con l'aiuto del Signore. Amen. Molte volte noi arriviamo nel cammino del Signore e siamo forti. Amen. Siamo ben forti nel Signore. Ma arrivano delle prove dentro la nostra vita che ci rompono la nostra vita, che noi non siamo più forti, non abbiamo più la forza di credere nel Signore, non abbiamo più la forza, amen, di avere la fede, di andare avanti durante le prove. Dice: figlio mio, tu puoi diventare come questo uomo. Molte volte noi cristiani abbiamo un'apparenza nella nostra vita, amen, che sembriamo le stesse persone, sembriamo che stiamo bene, sembriamo che la nostra vita va tutto quanto bene, ma molte volte delle ferite, delle offese, amen, degli abusi dentro la nostra vita hanno fatto diventare il nostro cuore duro, amen, dove la presenza del Signore non può entrare dentro la nostra vita. Dice: oppure vuoi essere come questo chicco di caffè? Questo chicco di caffè aveva un buon profumo, ma quando è stato messo dentro l'acqua e ha superato una prova, si è trasformato in un'ottima bevanda, dove qualcuno si può sedere e sfruttare questo aroma, sfruttare questo sapore. Amen. Tu cosa vuoi diventare? Amen. Nella nostra vita, fratelli, dice la parola del Signore, che quando noi inizieremo a seguire il Signore, le cose non andranno sempre bene. Dice la parola del Signore che passeremo delle prove, passeremo delle persecuzioni, passeremo dei momenti difficili, ma alla fine del capitolo il Signore dice: ricordatevi, amen, che io ho vinto il mondo. Alleluia, quanti possono dire amen? Alleluia.
Il Signore in questo giorno ci vuole parlare, che noi come figli di Dio, voglio parlare sia ai fratelli che già sono convertiti, già battezzati, ma anche ai nuovi convertiti, alleluia, ai nuovi battezzati che oggi hanno iniziato questo percorso, alleluia, abbiamo bisogno di trasformare la nostra vita in fede. Cosa significa fede? L'abbiamo letto prima, amen. Alleluia, molte volte noi possiamo confondere la fede con l'ottimismo. Amen. Dice la parola del Signore che or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Alleluia. C'è una differenza tra l'ottimismo e una differenza tra la fede. Perché l'ottimismo è qualcosa di umano. Alleluia, io sono contento, anche se c'ho il problema, ma la situazione nella mia vita non cambia. Amen. Invece quando uno ha fede, dice la parola del Signore che il mio lamento viene trasformato in danza. Alleluia, dice la parola del Signore che la fede cambia la mia vita. Amen. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Alleluia, molte volte noi ci inganniamo con l'ottimismo, ma il Signore vuole che noi abbiamo fede nella nostra vita. E molte volte noi diciamo, Signore dammi fede. La fede, cos'è la fede? Io ho studiato molto su questo tema della fede, ho ascoltato tante predicazioni, ma non riuscivo mai a capire cosa vuol dire la fede nella mia vita. Amen. Stavo dicendo, come io posso dimostrare al Signore che ho fede? Amen. E ascoltavo predicazioni e studiavo degli studi B, ma non riuscivo a capire, fino a che il Signore un giorno mi ha parlato nella mia vita e mi ha detto che la fede, amen, è qualcosa che non dipende da Dio, ma la fede è qualcosa che dipende da me. La fede è un'attitudine che io devo avere verso il Signore. Cos'è la fede? La fede è quella attitudine, amen, che noi abbiamo verso il Signore, che ne parleremo questa sera, amen, che fa muovere la mano del Signore. Amen. Fratelli, amici, nuovi battezzati, una cosa è certa, che il nostro Dio è grande. Una cosa è certa, che il nostro Dio oggi può fare qualsiasi cosa. Amen. Una cosa è sicura, che nostro Dio può risolvere ogni situazione nella nostra vita. Amen. Questa è una certezza e deve essere qualcosa che devi vivere dentro la nostra vita. In un'occasione Gesù andò e disse a delle persone, io non posso fare niente oggi in mezzo a voi. Come? Gesù, che è Dio, non può fare niente? Ma sapete perché? Perché lui disse, io non posso fare niente perché voi non credete in me. Amen, alleluia. Molte volte noi possiamo fermare, amen, la benedizione di Dio nella nostra vita. Amen. Dio ha preparato tante cose. Vediamo il popolo di Israele. Amen. Il Signore aveva progettato pochi giorni, poche settimane, amen, dall'Egitto alla nuova Gerusalemme. Alleluia, a Gerusalemme, amen. Quanti anni sono passati? 40 anni. Non è stata colpa del Signore, non è stata la volontà di Dio, ma è stata l'incredulità del popolo di Israele. Alleluia! Non è stata volontà di Dio. Molte volte noi ci troviamo in alcune situazioni che non sono buone e diciamo, ma questa è la volontà del Signore. Il Signore mi ha predestinato in questo modo. No, il Signore ha predestinato benedizione nella tua vita. Il Signore ha preparato, alleluia, dice che noi dobbiamo andare di gloria, di benedizione in benedizione. Certamente il Signore metterà delle prove nella nostra vita, sì, queste prove ci servono per rafforzare la nostra fede, per rafforzare la nostra vita, alleluia. Ma il Signore, amen, ha pensieri positivi per la nostra vita, amen. Il popolo di Israele, amen, è stato 40 anni nel deserto. Immaginate, fratelli, il Signore aveva progettato poche settimane per questo viaggio meraviglioso, ma loro per incredulità sono rimasti per 40 anni nello stesso posto. Immaginate, fratelli, molte volte, molte aree della nostra vita non crescono perché non crediamo nel Signore, perché non abbiamo fiducia del Signore. Amen. Una volta ho fatto una predicazione e ho predicato pacchi smarriti. Amen. Ci sono negli aeroporti, molte persone perdono delle valigie.
Amen. E non c'è scritto il nome sopra. E queste valigie restano pezzi. Molte volte ci sono tante benedizioni che Dio ha preparato per ognuno di noi, con il mio e con il tuo nome scritto lì, Pietro Silano, ma è lì in giacenza, fermo, perché io non ho fede per riceverlo. Amen. Il Signore desidera benedire la mia vita, il Signore desidera che la mia vita sia una vita benedetta, il Signore mi vuole fare un bel regalo, ma io non ho fede per riceverlo, e questa benedizione resta lì ferma per anni e anni e anni, come è successo con il popolo di Israele. Per 40 anni sono restati lì per mancanza di fede. Amen. Abbiamo bisogno, quando noi entriamo, amen, questa sera, questo giorno persone sono battezzate, ma anche noi che ci siamo già battezzati da tempo, abbiamo bisogno di cambiare la nostra mentalità. Abbiamo bisogno di fare un reset. Amen, alleluia, perché se noi non cambiamo la nostra mentalità, alleluia, e restiamo italiani, amen, restiamo latinoamericani, alleluia, con la nostra incredulità, con la nostra razionalità, con la nostra umanità, il Signore non si potrà mai muovere la nostra vita. Alleluia. Sì, abbiamo bisogno di sperare nel Signore, abbiamo bisogno di cambiare la nostra mentalità, perché come stava dicendo il ministro Alfieri, alleluia, molte volte noi blocchiamo la nostra mente, alleluia, abbiamo conosciuto il Signore vuole entrare dentro la nostra vita, ma noi siamo razionali, siamo, alleluia, umani, amen, crediamo soltanto in quello che noi vediamo, e Dio non si può manifestare, perché dice in Ebrei, nel capitolo che abbiamo letto, nel verso 6, senza fede è impossibile piacere a Dio. Alleluia. E questa mattina noi abbiamo letto che diceva la parola del Signore che l'uomo carnale non può ricevere le cose di Dio. Alleluia, dice il Signore, voi siete venuti a me, ora la vostra vita deve dipendere da me al 100%. Alleluia. Il popolo di Israele, quando stava lì, ha visto il Mar Rosso aprirsi. Dopo alcuni giorni si sono lamentati con le loro guide e stavano dicendo: dove ci hai portato? Stiamo morendo di fame. E dicevano: stavamo meglio prima perché mangiavamo della carne. E facendo degli studi, sapete che carne mangiavano loro? C'erano dei grossi pentoloni negli angoli della città, dove tutti quanti gli egiziani buttavano gli avanzi. L'umido che facciamo, quanto fa nella raccolta differenziata? Ha visto il cestino dell'umido? Amen. Andavano lì e lo buttavano, e il popolo di Dio si nutriva di quella carne. Amen. Stavano disprezzando la benedizione di Dio, dicendo: stavamo meglio prima. Molte volte il nemico vuole farci pensare che il mondo ci offre più cose, alleluia, della presenza del Signore. Alleluia, il nemico ci vuol far capire molte volte che, alleluia, nel mondo stavamo meglio. Alleluia, ma io voglio dirvi questa sera che avete fatto la scelta migliore. Alleluia, siamo nel momento giusto, siamo nel posto giusto. Il nostro Dio è un Dio grande. Alleluia, ma non dipende dal Signore se molte volte alcune cose non arrivano, dipende dalla nostra fede. Cosa significa fede? Amen. Ci sono due cose che rappresentano la fede, che questa sera vorrei darvi affinché la possiamo mettere in pratica. La prima cosa, la fede è azione. Quanti posso dire azione? Amen. Il centurione andò, non restò a casa sua dicendo: oh Signore, se tu vuoi puoi guarire il mio servitore. No, lui andò da Gesù e disse: di una parola. Alleluia. E Gesù disse: permettimi entrare a casa tua. No, di una parola che il mio servo sarà guarito.
Alleluia! Vediamo il centurione, alleluia, che era il responsabile di 100 guardie, alleluia, un uomo importante, alleluia, ma lui riconobbe, si umiliò, alleluia, che lui stava in un problema, aveva una difficoltà importante e lui sapeva che soltanto Dio poteva risolvere questo problema. Fratelli, molte volte noi stiamo male perché vediamo che alcune cose non le possiamo fare. Il centurione riconobbe la sua umanità e disse: io sono un uomo importante, ma io non posso guarire questo servo. Amen. Ricordiamoci una cosa, che nella nostra debolezza dobbiamo essere contenti, perché sapete una cosa? Che nella nostra debolezza si manifesta la gloria di Dio. Amen. Se tu sai fare tutto, Dio cosa deve fare nella tua vita? Se tu ti senti autosufficiente, se tu ti senti in grado di risolvere ogni problema, se tu in ogni situazione trovi la soluzione da solo, il Signore cosa può fare nella tua vita? Ma quanto è bello e quanto è piacevole quando un figlio di Dio può dire: Signore, io non so cosa fare, io sono limitato, io posso arrivare fino a un certo punto, ora manifesta la tua gloria, manifesta la tua potenza nella mia vita. La fede, la prima cosa è l'azione. Amen. Se hai bisogno di lavoro, dico ai fratelli della chiesa di Roma: non te ne stare a casa sopra il letto, amen, aspettare che venga lavoro a casa. Amen. Ma il pastore ha predicato di fede. Sì, vai a bussare alla porta, alleluia, comincia a chiedere e il Signore ti darà un lavoro. Amen. Perché il Signore vuole vedere la nostra azione, vuole vedere il nostro fare. Alleluia, se qualcuno ti chiede: aiutami a cercare lavoro, alleluia, non pregare solamente per lui, ma aiutalo proprio, vai a cercare lavoro insieme a lui, amen, fai che il Signore possa toccare il cuore a qualcuno, amen. Abbiamo bisogno di essere persone, amen, con azione, amen. Quando noi camminiamo, oh, e sappiamo, quando noi siamo in macchina e sappiamo che la lancetta della benzina è sul rosso e altri 100 chilometri, alleluia, è lì che è fede, perché noi stiamo continuando, anche se io vedo che è impossibile andare avanti, io continuo a camminare e la macchina non si ferma, e la macchina non si ferma, perché io ho fede nel Signore. La prima cosa è l'azione, andare, fare. La seconda attitudine che noi dobbiamo avere, che dimostra la fede, è un'attitudine sentimentale. La prima era un'azione fisica, fare qualcosa. Il centurione andò, si scomodò, lasciò da parte ogni suo impegno e andò da Gesù, andò direttamente fisicamente da lui. La seconda azione che noi dobbiamo avere è qualcosa di sentimentale. Quando io ho fede, sono tranquillo. Sono tranquillo. Amen. Dove io non arrivo, arriva il Signore. Amen. Alleluia. E molte volte diciamo: io ho fede. Arriva una bolletta a casa alta a rompere tutto a casa nostra. Ah, ma io ho fede. Cominciamo a strapparci i capelli. Cominciamo a non sapere più dove andare. No, la fede è tranquillità. Essere sicuri, amen, che il mio Dio provvederà, che il mio Dio farà qualcosa di speciale, amen. Io arrivo, amen, e faccio ogni cosa. Il Signore ci aiuta quando noi siamo giusti. Se il Signore vede che tu sei giusto davanti a Dio, davanti a Lui, Lui ti aiuterà. Non arrivi a fine mese con i soldi? Ok, hai dato al Signore quello che serve? Amen. Ho pagato le mie tasse? Amen. Ho pagato l'affitto di casa? Amen. Ho fatto tutto? Amen. Mancano 100 euro. Dio provvederà, perché tu sei stato giusto. Alleluia. Però molte volte noi non siamo giusti. Una volta un pastore mi racconta una cosa divertente e mi dice che arriva il tesoriere vicino a lui e gli dice: pastore, questo mese non c'è lo stipendio per te. Ah sì? Come mai? Perché guarda, allora, numero uno, abbiamo pagato l'affitto, ok. Numero due, abbiamo pagato tutte quante le bollette, ok. Numero tre,
abbiamo dato l'offerta a quel fratello che è venuto. Numero 4, abbiamo dovuto pagare la spazzatura. E numero 5, il pastore non c'è. Ah, aspetta un attimo. Allora, numero 1, lo stipendio al pastore. Numero 2, devo fare questo. Amen. Numero 3, questa, oh, manca quest'altra cosa. Non manca per il servo del Signore. Amen. Dobbiamo imparare a dare le nostre priorità. Molte volte, fratelli, i soldi per il Signore finiscono sempre. Amen. Ma per noi stessi ci sono. Amen. Quanto è bello quando noi possiamo dare tutto alla nostra vita al Signore. Quanto è bello che io posso mettere delle mie priorità. Quando noi diamo al Signore il meglio della nostra vita, il meglio del nostro tempo, il meglio della nostra economia, Dio non ci farà mancare mai niente. Dice la parola del Signore: io non ho mai visto un giusto mendicare. Amen. Fratelli, io prima di dedicarmi a lavorare al 100% per il Signore, lavoravo in una ditta e guadagnavo bene a Roma. Ero un responsabile di un'azienda dove c'erano più di 20 operai. Il datore di lavoro mi dava la casa, mi dava tutto, mi dava un buono stipendio. Ma poi ho sentito nel mio cuore di lasciare questo lavoro per dedicarmi al Signore. Amen. Inizialmente io sapevo che lui avrebbe fatto problemi perché ero un uomo di fiducia suo. Quando andai a parlare con lui e dissi: dottore, io lascerò il mio lavoro perché vado a fare il pastore. Ah, va bene, va bene, va bene, basta che non vai in un'altra azienda, va bene. Dopo una settimana mi chiama nel suo ufficio, dice: Pietro, vieni. Vado lì, mi siedo davanti a lui e mi dà un foglio, prende un foglio bianco, lo firma sotto e dice: dimmi tutto quello che vuoi per rimanere qua. Il foglio è già firmato. Arriva la tentazione. Amen. Grazie, Dio benedica. Arriva la tentazione. Il Signore vuole provvedere per la nostra vita. Ma molte volte è più facile sapere quello che con i nostri occhi noi vediamo. E io dissi: no, guarda, grazie. Io ho deciso di essere un servo di Dio. Dio provvederà per la mia vita. Allora arriva il nemico che attacca ancora una volta e mi dice: io lo so che tu vuoi comprarti una casa e non l'hai ancora comprata. Se tu lavorerai per me, una casa l'avrai. Se tu sarai un pastore, una casa non l'avrai mai. Il nemico, come fece Golia. Cosa faceva Golia? Dice la parola del Signore che Golia offendeva il popolo di Israele da fuori dell'accampamento. Amen. Insultava il popolo di Israele. Amen. Ricordiamoci che Elia non poteva entrare dentro l'accampamento di Israele, ma lo insultava. Ricordati che tu sei un figlio di Dio. Sei stato comprato con il suo sangue prezioso. A te Satana non ti può fare niente. Amen. Il nemico, che il Signore lo riprende, alleluia, alleluia, non può entrare nella tua vita, almeno che tu non gli apri la porta. Amen. Ma nella tua vita c'è il sangue di Cristo che ti protegge, c'è la presenza di Dio che ti protegge. Che succede? Che il nemico comincia a lavorare da fuori della nostra casa, in un modo psicologo. Amen. E comincia a dire: tu non ce la farai, tu non vali niente, tu non servi, allora tu morirai. Amen. Tu non ce la farai ad andare avanti. Amen. Che succede? Che molte volte noi cominciamo a piangere a quello che ci dice il nemico. Amen. Il diavolo, ricordatevi, che è il padre della menzogna. Amen. E succede, fratelli, che molte volte noi ascoltiamo il diavolo bugiardo invece di ascoltare forse la predicazione che abbiamo ascoltato, invece di ascoltare le promesse che il Signore ha fatto nella nostra vita. Che succede, fratelli? Inizio a lavorare. Dopo alcuni mesi io decido di comprare casa. Amen. E non sapevo dove andare. Molte volte, fratelli, vedete, quando siamo nella prova, amen, è lì che il Signore ci prova, perché noi dobbiamo andare a Lui direttamente. Io stavo cercando un prestito. Dove vado? Ritorno dal mio datore di lavoro. Siamo restati in buon rapporto di amicizia e gli chiedo: dottore, mi puoi aiutare a prendere un prestito? Sì, io conosco 5 direttori di banca, stamattina li chiamiamo.
Io stavo chiedendo 200.000 euro con una busta paga di 500 euro. Alza il telefono. Ah, buongiorno direttore, qui c'è un amico e sta chiedendo 200.000 euro. A me la busta paga di quant'è? Di 500. Digli al tuo amico che è pazzo. Viva voce. E il mio animo cominciava. Ah, ok. Chiama il secondo direttore di banca e dice: ah, qui c'è un mio amico, ma dovremmo fare un po' un'eccezione perché lui sta chiedendo 200.000 euro, ma c'è una busta paga di 5. È impossibile. Tutti e cinque i direttori di banca dicono questo. Io, fratelli, cosa succede? Arrivo a casa mia, qui in Italia si dice come un cane bastonato con la coda tra le gambe. Avete visto quando il cane, amen, è sicuro, alza la coda, ma quando ha paura mette la coda tra le gambe e torna a casa. Arrivo a casa e mi dice mia moglie: che cosa succede? Sai, abbiamo parlato con cinque direttori di banca e noi non potremo mai avere una casa. E mia moglie mi guarda e mi dice: ma queste parole chi te le ha dette? Un uomo o Dio? Quanti possono dare gloria a Dio? Queste parole chi te le ha dette? Te le ha dette Dio? All'improvviso mi è. E tu, io so che tu sei il mio Dio. Io so che tu non mi lascerai, io so che tu non mi abbandonerai. A me, fratelli, ho cominciato ad andare da solo nelle banche e ho presentato una pratica. A me, dopo alcuni mesi, mi chiama il responsabile di questa pratica e mi dice: Pietro, io so che tu sei un pastore. Amen. E io so che quello che è successo è qualcosa di straordinario, perché questa sera io stavo davanti al computer, è arrivata mia figlia e mi ha detto: papà, mi aiuti a fare i compiti di religione? Sì. E ha aperto la Bibbia in Atti degli Apostoli. Amen. E all'improvviso è arrivata un'email che diceva: pratica Silano approvata. Amen. Lui mi chiama e mi dice: io so che questo non è normale, io so che questa è stata la tua fede. Amen. Io so che tu sei, credi nel Signore. Amen, fratelli. Quello che per noi è impossibile, alleluia, quello che per il mondo è impossibile, alleluia, per Dio è possibile. Alleluia. Quello che per l'uomo è impossibile, per Dio è possibile. Io questa sera ti voglio dire che dobbiamo smettere, alleluia, di fare le cose con le proprie nostre forze. Dobbiamo arrivare fino a un punto dove noi possiamo arrivare. Dobbiamo stendere il braccio fino dove noi possiamo e poi lasciare che la presenza di Dio faccia qualcosa nella nostra vita. Alleluia. Molte volte, fratelli, noi viviamo in una condizione impaurita. Amen, siamo lì in un angolo. Ah, io sono cristiano. Alleluia, ah, io ho vergogna di dire quello che sono. Alleluia, fratelli, ci sono gli uomini sessuali che vanno per Roma a sventolare quello che loro sono. Non hanno vergogna. Perché io devo avere vergogna di dire che sono un figlio di Dio? Alleluia. Il nemico vuole mettere nella nostra mentalità: ah, io sono straniero. No, tu sei un figlio di Dio. Ah, a me qui le cose mi vanno male perché non sono di questa nazione. Bugia di Satana! Perché tu sei una figlia privilegiata. Tu sei un figlio privilegiato. Alleluia! Alleluia! Non dare ascolto a quello che dice il nemico, perché lui è il padre della menzogna. Alleluia, tu devi avere fede, devi essere sicuro di quello che tu sei. Alleluia, non per le mie forze. Sì, Signore, io so di essere debole, io so di essere in un paese straniero, io so che non ho la raccomandazione di questo mondo, ma io so che tu sei il mio Dio. Quanti posso dire gloria a Dio? Quanti posso dire tu sei il mio Dio? Alleluia, molte volte ci sono benedizioni che sono pronte per noi, alleluia, ma noi stiamo lì piangendo, oh, io sono disperato, oh, io sono da solo, e cosa sto facendo qui? Amen, è perché Dio mi ha abbandonato. Dio non abbandona nessuno, alleluia, Dio non lascia nessuno da solo, alleluia, il Signore vuole vedere che tu ti avvicini a Lui e che tu hai fiducia di Lui. Al Signore dispiace quando tu gli dici: mi hai abbandonato.
perché Dio non ci abbandona. Alleluia. Ma Dio vuole, dice, chiunque si accosta a me deve credere che io sono. Amen. Noi dobbiamo avere fiducia nel nostro Dio. Alleluia. A volte anche nelle cose piccole, alleluia, abbiamo paura di chiederlo a Dio. In un'occasione vivevo in un appartamento, amen, e noi abitavamo nel piano di sopra. Abbiamo 3 bambini bellissimi, ma come tutti i bambini piccoli, sapete che fanno, corrono da tutte le parti. E la persona che abitava sotto casa nostra era il fratello del proprietario, e lui voleva che alle 8:30 di sera ci fosse il silenzio. Immaginate, alle 8:30 di sera con 3 bambini. Ok, allora io comincio ad andare in crisi e dico: ma io sono un pastore, non posso fare una brutta testimonianza. Amen. E più dicevo così, e cascavano le sedie, tiravano il cassetto, boom, cascava tutto giù. Dico: Dio mio, ma che succede? Io voglio dare una buona testimonianza. Bambini, mi raccomando, attenzione. Si alzavano, boom, la sedia per terra. Sembrava che veniva giù la casa. Dico: Dio mio, cosa succede? Stavo andando in crisi e mi stavo cominciando a arrabbiare con mia moglie, con i bambini, e dico: Signore, questo non va. Qui qualcosa tu devi fare, perché io non voglio discutere con questa persona, perché voglio dare una buona testimonianza, ma questo non è possibile. Un giorno mi chiama mia moglie e mi dice: Pietro, i vicini di casa stanno traslocando. Quanti possono dare gloria a Dio? Alleluia. Loro erano i proprietari di casa, hanno deciso di trasferirsi da un'altra parte. Amen. Senza che io dicessi una parola. Amen. Ma le mie parole sono state con il Signore. E ho detto: tu sei il mio Dio. Alleluia, tu provvederai. Alleluia, tu devi fare qualcosa, Signore. Alleluia, io sono sicuro che tu lo farai. Alleluia. E molte volte, fratelli, noi stiamo lì soffrendo, piangendo, disperati. No, un figlio di Dio non può essere disperato. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Quando anche camminassi nell'ombra della valle della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei il mio Dio. Alleluia. Abbiamo bisogno di avere fede nel Signore. Abbiamo bisogno di avere... Amen. Il Signore può fare ogni cosa. Fratelli, quando la mia macchina non va, molte volte io non la porto dal meccanico, io prego nel nome di Gesù. Io non ho la possibilità, non mi posso permettere di portare la macchina dal meccanico. Muoviti, che io devo andare a lavorare nel nome di Gesù. Alleluia. E la macchina comincia a mettersi in moto e va. Alleluia. Perché siamo figli di Dio e il Signore provvederà. Amen. Una volta stavo a Roma in affitto, e allora prendo la casa in affitto e mi dice il proprietario di casa: 1.000 euro. A me piace contrattare, no, 900. 1.000 euro, 900. Ho detto: 900 per un anno, dopo un anno ci rivediamo e ne parliamo, va bene. Scade un anno, il proprietario è tutto contento, arriva lì, amen, per prendere questo appuntamento. Io, il mio stipendio era calato e io non potevo pagare 900, più né 900 né meno 1.000. Allora lui arriva tutto contento, mi offre il caffè e tutto quanto, e mi dice: Pietro, è passato un anno. Sì, sì, lo so. Ok, è arrivato il momento di cambiare la cifra. Sì, ti posso dare 850 euro. Come 850 euro? Avevo detto 1.000 euro. Io non posso, dimmi, se no io me ne vado. No, 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 Pietro, dammi quello che tu vuoi, perché, alleluia, sei una persona onesta. Alleluia. Alleluia, non ti devi preoccupare della tua economia, non ti devi preoccupare dove tu non puoi arrivare, non ti preoccupare delle tue debolezze, delle tue difficoltà. Alleluia, dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Siamo figli di Dio, tu provvederai per me. Il mio Dio è ricco, il mio Dio è grande, il mio Dio è forte. Alleluia. Alleluia. Ma c'è bisogno, in Isaia dice: se sei disposto. Amen. Qualcuno che può aiutare con la musica? Padre Leonardo, dice quel canto: fai piovere.
Dice in Isaia: se sei disposto ad amarmi. Che significa amare? Leggiamo Corinzi 13. Amare il Signore e mettere in pratica tutti i miei comandamenti. Che succede? Mangerai i frutti migliori del paese. Non importa se sei straniera, non importa se vieni da una famiglia povera, non importa se ti hanno abbandonato, non importa se ti hanno maltrattato, non importa cosa hai subito. Il Signore dice: se sei disposto ad amarmi, sei disposto a mettere in pratica tutti i miei comandamenti, io provvederò i migliori frutti del paese. Hai bisogno di lavoro? Il Signore provvederà. Hai bisogno di un miracolo nella tua vita? Il Signore lo farà. Hai bisogno di qualsiasi cosa? Il Signore lo può fare nella tua vita. Ma non fare come il popolo di Israele, 40 anni. Perché non ci mettiamo in piedi in questo momento? Cantiamo questo canto per la sua gloria. Alza le tue mani in questo momento. Arrenditi alla presenza del Signore. Signore, io voglio dipendere da te. Voglio dipendere da te al 100%. Sì, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, cambiare la nostra mente, la nostra razionalità, la nostra umanità, la nostra mente umana trasformata in una mente spirituale. Sì, alleluia. Dice questo canto: fai piovere. Piovere, sì, alleluia, su di me, apri la porta del cielo, fa piovere, sì, su di me, apri la porta del cielo, fai piovere, sì Signore, su di me, apri la porta del cielo, bramo la canzone su di me voglio avere. Voglio sentire il tuo amor, avvolgermi. Sì, Signore, io bramo. Bramo la tensione su di me voglio aver. Sì, voglio sentire il tuo amor, avvolgermi. Fai piovere. Fai piovere, Signore, su di me. Su di me. Sì. Porta del cielo, fai piovere su di me, apri la porta del cielo, io bramo, bramo la tensione su di me voglio aver, voglio sentire il tuo amor, avvolgermi, bramo la tensione su di me voglio aver, voglio sentire il tuo amor, avvolgermi, fai piovere, su di me, apri la porta del cielo. Sì, alleluia. Quanti vogliono la benedizione del Signore questa sera? Quanti la vogliono?
Amen. Non dipende dal Signore. Il Signore già ha preparato la benedizione per la tua vita. Alleluia. Prima che tu venissi in questo luogo, prima che tu arrivassi qui, voglio invitarti a passare avanti mentre sì, cantiamo alleluia. Questo canto. Amen. Ci sono i servi di Dio che possono pregare per te. Amen. Vieni avanti a ricevere la benedizione di Dio. Gloria, alleluia. Bravo la tua unzione. Bravo la tua unzione in questa sera. Bramo la tensione su di me, voglio avere, sì, voglio sentire il tuo amor avvolgermi. Bramo la tensione su di me, voglio avere, voglio sentire il tuo amor avvolgermi. Fai piovere. Sentire il tuo amor avvolgermi. Alleluia. Bravo. Sì, bravo la tua presenza. Su di me apri la porta del cielo, fai piovere su di me. Cielo. Bramo la tensione su di me, voglio avere, voglio sentire il tuo amor avvolgermi. Bramo la tensione su di me, voglio avere, bravo la tensione, voglio sentire il tuo amor avvolgermi. Oh Gesù, su di me cerca la presenza di Dio questa sera, cerca la benedizione di Dio, cerca l'unzione del Signore. Sì, alleluia. Su di me apri la porta del cielo, apri la porta del cielo. Sì,
apri la porta del cielo su di me, Signore. Apri la porta del cielo. Sì. Porta del cielo, lavo la tonzione su di me, voglio avere, voglio sentire tuo amor avvolgermi. Bravo la tonzione su di me, voglio avere, voglio sentire tuo amor avvolgermi. Oggi piovere su di me, apri la porta del cielo, fai piovere su di me, apri la porta del cielo, fai piovere. La tua unzione, voglio Signore, io cerco la tua presenza, voglio sentire il tuo amore, voglio sentire la tua presenza. Bravo la tua unzione su di me, voglio avere, voglio sentire il tuo amore avvolgermi. Sì. Alleluia, in nome di Gesù, alleluia. Amen. Fratelli, abbiamo ancora un po' di tempo, ma io questa sera sento che ci sono persone, alleluia, una cosa, ascoltatemi un attimo, una cosa importante, non andate a vostro posto, vogliamo continuare, voglio dirvi una cosa, se noi non ci sforziamo a cambiare la nostra mente, non potremo ricevere la gloria di Dio nella nostra vita. Il popolo di Israele, sapete che non tutti sono arrivati in Gerusalemme, alcuni sono morti nel deserto. E sapete chi è che è morto nel deserto? Tutti coloro che erano rimasti con una mentalità da schiavo. Sì, Signore, amen. Il Signore non può benedire una mentalità da schiavo, perché il Signore è morto sul legno della croce per farci liberi. Alleluia, se tu questa sera, alleluia, pensi che Dio non possa fare niente nella tua vita, Dio non lo farà. Io ti voglio invitare questa sera, abbiamo ancora un po' di tempo. Fratelli, c'era un servo di Dio che disse: io non ti lascerò andare se prima tu non mi avrai benedetto. Amen, amen. Quanti vogliono dire così? Se tu lo vuoi dire, fai un passo in avanti, vieni, qui ci sono pastori, ministri che possono pregare per te. Non tornare a casa come sei venuto, non tornare a casa tua con la tua mentalità, non tornare a casa con il tuo problema. Vieni qui con un passo di fede e di: Signore, io do la mia vita a te, io bramo la tua presenza, io cerco la tua presenza. Vieni nel nome di Gesù, vieni nel nome di Gesù. Il Signore vuole trasformare, non restare con la mentalità, alleluia, da schiavo, ma tu sei un figlio di Dio. Sì, Jesus, alleluia, alleluia, un canto che il Signore vi guida nel nome di Gesù. La presenza di Dio è qui, io la sento in un modo tremendo, forte, alleluia. Oh, non perdere questa occasione nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, permetti, alleluia, che il Signore operi, permette che il Signore, alleluia, dia la benedizione alla tua vita. Oh Jesus, alleluia, sì, nel nome di Gesù, alleluia. Santo è il tuo nome, santo è il tuo nome.
Sì, alleluia. Le mura. Oh, io canto. Sì, alleluia. Tema la terra. Ci sta. I muri cadono. Sì, alleluia. Quando io innalzo. Dà la tua vita al Signore. Cerca la sua presenza. Perché le mura crolleranno. Cadono. Sì. I muri cadono. Cadono con questo cantico, cadono, sì, ci sa, i muri cadono con grido di giubilo, cadono, sì, i muri cadono, i muri cadono con un canto di cantico. Alleluia. Quando io sì. danzo, Gesù mi fortifica, i muri cadono. Quando io grido, i miei nemici fuggono, i muri sì. cadono. Oh, i muri cadono. Alleluia! I muri cadono, i muri cadono, con un grido di giubilo, cadono, uccisa, libertà, cadono i muri, sì. cadono i muri, cadono i muri. Gridando, i muri cadono, gridando, saltando, i muri cadono, i muri cadono, i muri cadono, ci sa, cantico, cadono, oh, sì, i muri cadono. Cadano la presenza del Signore. Ogni legame, alleluia. Ogni attacco del nemico non può resistere alla presenza del quando Signore. Io canto, trema la terra, i muri cadono. Quando io grido, i miei nemici fuggono, i muri cadono. So questa sera cosa scende la tua vita, alleluia. Io non so se questa sera c'è l'incredulità, se questa sera c'è la paura, se questa sera un muro che sta davanti a te è la mancanza di fede, se tu hai bisogno di un lavoro, se tu hai bisogno di una casa, tutto quello che tu hai bisogno, questa sera devi cantare con fede e dire: Signore, tu provvederai, perché dice questo canto: i muri cadono. I muri cadono alla presenza di Dio. Questo cantico cadono. Oh, riprendi nel nome di Gesù. I muri cadono. I muri cadono con grido di giubilo. Cadono. Sì. I muri cadono. Dillo. Con questo cantico
muri cado no, con questo cantico cado no. No, no, i muri cado. Cado no, glorifichiamo il Signore, un grido di giubilo, un grido di giubilo, vittoria, vittoria, le mura cadono alla presenza di